Finalmente è arrivato il momento di punire coloro che hanno permesso l'ascesa al trono della regina Ilion. La mia vendetta è vicina. Alborn e Miria dell'hanno protetta e l'hanno nascosta sulla terra. E adesso devono pagare. Non avremo alcuna pietà, Nerissa. E adesso andate. Voglio che mettiate subito in ginocchio quei miserabili. Dobbiamo assolutamente attirare quei due fuori dal palazzo. Io ho altre intenzioni. Le idee di Nerissa sono buone, ma non ha abbastanza fantasia. Perché dobbiamo mirare a dei bersagli secondari quando in realtà è Ilion quella che vogliamo colpire? Però la regina è troppo potente. Come possiamo riuscire? Per sottomettere una regina non bastano dei semplici cavalieri. È necessario usare un principe reale. No, stavo guardando il tuo ciondolo. Parlatemi di questo gioiello. Era importante per mia madre. Vorrei sapere ogni cosa dei miei genitori. Ma soprattutto, mi volevano bene. La regina Weyra e il suo reale consorte Zaden ti amavano più della loro vita. Eri tu il vero gioiello della loro corona. Continuate, voglio saperne molto di più. Aspetta un attimo, ho avuto un'idea. C'è una consegna da fare in non più di 30 minuti. Dovrai pedalare in fretta. D'accordo. Ok, ci sono, ditemi. Meno male, era ora. Oh, avete il coraggio di lamentarvi? Voi vi state godendo delle belle vacanze mentre io sto facendo la schiava. È meglio che annoiarsi in spiaggia. O visitare musei polverosi con tua madre. Oppure essere divorati dagli insetti. Preso! Può darsi, io però puzzo di aglio e di cipolla. Il mio profumo è Eau de Fantastique. Ho la carta di credito di papà, il caviale delizioso e domani mi aspetta nella Beauty Farm. La sola cosa che mi manca è... Il mio adorabile Angela. Che cosa? Vi trovate tutti in posti fantastici e sapete soltanto pensare ai vostri ragazzi? Un giorno o l'altro anche tu penserai solo al ragazzo dei tuoi sogni. Potete scordarvelo, mai e poi mai. Non farai mai questa consegna se stai sempre al telefono. Forse è meglio che non sia rimasto, visto come sono conciato. Ecco, qui potrai incontrare i tuoi genitori, usando i ricordi. Non ho alcun ricordo di loro. Ma Krill ne ha moltissimi. Nell'antica camera della meditazione potrai usare i tuoi poteri per cadere in trance, interagire con Trilli e condividere i suoi ricordi. Oh, sì, sarebbe fantastico. Beh, volevo dire che... Non devi pensare a nulla. Devi seguire il tuo cuore, Ilion. Il cuore mi porterà sempre da voi. Mi avete allevata. Vi voglio bene. Anche noi ti vogliamo tanto bene. Ma è naturale che tu voglia conoscere i tuoi veri genitori. Vai. In questa prigione. Non è come credi. Sono andata a chiamare rinforzi per riportarti sul trono. È il momento, colpisci!
Adesso sono libero. È arrivato il momento. Finalmente avremo la nostra rivincita. Non riuscirete a fuggire da qui. Il corno suona l'allarme. Phobos si è liberato. Questo è essere momento buono che Black prendere lungo weekend al mare. Può infilarsi in una buca e non uscire più. Dobbiamo avvertire subito la regina. Sì, hai ragione, ma adesso è impossibile. Regina Ilio, sono questi i tuoi genitori. Tua madre ti tiene in braccio. Su, svegliati. È importante, c'è un'emergenza. Trill, coraggio, svegliati. Si tratta di Phobos. Tuo fratello è scappato. Non è in questo modo che riuscirai a liberarti. Niente può spezzare le catene che hai dentro di te. Vai, Senfit! Hai fatto un ottimo lavoro, Raitor. Aspettate! Che cosa ne sarà di Lord Cedric? Immagino che dovrai perdonare le sue passate mancanze come ho perdonato le tue, mia cara. Peccato però che le tue non le abbia mai perdonate. Oh no, signore! Per favore! Acclamiamo tutti il principe Phobos! Principe Phobos! Principe Phobos! Principe Phobos! Bene, adesso raggiungiamo il palazzo. Abbiamo un problema molto serio. No, 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 niente problemi. Le altre guardiane non ci sono. Ci siamo. Ok, adesso cerchiamo Quintessenza. Caspita, è terribile. Tarani, questa è una vacanza all'aria aperta, quindi niente cellulari, computer o tecnologia. Godiamoci la natura. Forza, si va a fare una passeggiata. Caspita, Will, guarda questo. Sì, lo vedo. È un bestione davvero grande e peloso. Susan! Will! Che fortuna! È una vera coincidenza incontrarvi al museo. Ah, ma per favore, pensate davvero che creda che sia una coincidenza? Hai ragione, tesoro. Non lo è affatto. È chiaro, esce con mia madre ma non osa farlo apertamente. Mi spiace Will, molto, però... sono stata io a nasconderti la verità. Eri talmente sconvolta all'idea che volevo dirtelo quando ne fossi stata sicura. E questo vuol dire che adesso ne sei sicura? È meglio lasciarla da sola. Signore e signori, benvenuti al planetario. Lo spettacolo sta per cominciare. Vi preghiamo di spegnere i cellulari. Non farlo, Will. Magari tua madre ha bisogno di parlarti. È proprio per questo che ti spengo. Sentite, ragazzi, che ne dite di andare tutti insieme a raccogliere le vongole? Che idea, sono allergica ai molluschi. Posso sapere da quando? Da questo preciso momento. Pronto soccorso per allergici ai molluschi? Oh, almeno tu ci sei, non riesco a trovare Will. Calmati, Aileen, cosa c'è? Phobos è evaso, dovete ritornare immediatamente qui. Sai che sono sempre stata felice di combattere contro il male. No, mamma, ho scelto quegli stivali neri e le scarpe rosse. Però adesso sono a miliardi di chilometri. Secondo te cosa devo fare? Arrivare a Pia di Everfield? Non lo so, tenetemi pronte. Io cercherò di escogitare qualcosa. Oh, non riesco a trovare un'idea che possa esserci utile. Tornerà tutto come prima. Cadrete davanti alla potenza dei guerrieri del principe. Molto presto la fortezza sarà nelle nostre mani. Non ci riuscirai. Ti sbagli, ha ragione lui. Le nostre difese dipendono solo dai poteri di Ilion. Non ce la faremo mai a respingerli. Gargoyle ha sfondato l'entrata della fortezza! Frost,
Prendi il comando di Gargoyle e dei Lurden se tenete sgombra l'entrata. Va bene, signore, faremo come hai ordinato. Mentre gli altri cavalieri seguiranno il loro principe verso la vittoria. Ah, ma questa lana non la smette mai di piangere. Dov'è finita, Trill? Forse ha bisogno di essere cambiata. Io sono la regina, non è compito mio, fallo tu. Vostra maestà. Silenzio, Trill. La prossima volta che mi fa...